Bentornati su Pokémon Eternal X. Dobbiamo andare da quel pirla di Riben a parlargli e vedere un po' che cosa vuole. Penso si trovi qua. Sì, sì, sì. Ah, Davi, senti, ma prima con mia sorella di che parlavate? Ah boh, non lo so, dimmelo tu, essendo che ci stavi spiando. Nulla di importante, non ti preoccupare. Ah già, i cartelli, l'ultimo è un po' distante. Si trova oltre il Monte Orco nella landa paradisiaca. Bisogna scendere dal monte a nord-ovest. Ma perché? Mi ha mentito. Senti, se tu sai qualcosa, parla per amor del cielo. Possiamo tranquillamente dirtelo. Non ci sei soltanto tu. Se parlo di cose con tua sorella, non è che le ho parlato di quanto Riley Factura non si meritasse di vincere la finale di Pittsburgh. È una cosa che riguarda il gioco, per amor del cielo, Riben. E basta rompere le palle. Prima di andare avanti, c'è una cosa che dovrei fare. Ed è, ho dato la filodente a Gligar in modo così da permettergli di evolversi. Il fatto è che ho già usato una caramella rara mentre lui stava tenendo questo strumento e non è successo niente. Come deve evolvere? Saluto Lucun097 che mi ha appena arrivato la notifica del suo commento sotto l'ultimo episodio. Ciao Lucun. Ok, ho avuto la conferma che si evolve soltanto durante la notte. Che rottura di palle. Non c'è il punto di volo, questa è una cosa che mi dà estremo fastidio. Allora andiamo qua e da qua su voliamo giù. Tu non ti azzardare mai più ad essere di un colore diverso. È proprio una landa paradisiaca. Cazzo c'è di paradisiaco in tutto questo? Vediamo se ci sono un po' di Pokémon che fino ad adesso non ho ancora incontrato. Vallabai, terribile come sempre. Sandslash, ok. Ciao, ci tengo a salutare quei pochi ragazzi che ogni giorno guardano gli episodi della serie sul DLC che sto facendo uscire. Sto facendo pochissime visualizzazioni, ho giocato tanto sull'anticipo e comunque non sto ricevendo i numeri che speravo di ottenere. Ma comunque sto facendo un po' di commenti di persone che comunque dimostrano la loro presenza. Perciò grazie mille ragazzi, vi voglio un mondo di bene. Voglio semplicemente andare a prendere un po' di strumenti, non vi preoccupate. Oh mio Dio, Jangmo, ma... Topi, fermi che vorrei prendere un Jangmo che è quello di prima è scappato. La gente sta già pensando a Commo in competitivo, quindi devo assolutamente capire che cosa sa fare questo piccolino. E allora ti farò un... Non breccia! Vabbè, vabbè. Avanti, Ultra Ball! Ok, cattura critica pure. Adesso possiamo andare a vedere quel cartello lì. Questa è la landa paradisiaca, nonostante il nome vago. Capisco. Prima di leggere il cartello, ti andrebbe di lottare contro di me? Posso essere onesto? Va bene, ci ho rimesso in sesto la squadra. Ah, quindi non avevamo scelta sostanzialmente. Questa volta vincerò io. Se vuoi. Riben allenatore. Manda in campo Yamma, ovviamente. Voglio vincere, quindi mi ci metterò a 1000. E io ci metterò a 1001. Capita? Corpo scontro. Siamo anche abbastanza veloci. Furet è un Pokémon molto veloce. Come hai fatto a resistere? Polivrat. Allora, No! Dannazione! Non era quello che volevo fare. Polivrat è un Pokémon lotta. Io sono un normale. Corpo scontro. Paralizzalo, cazzo. Il danno è anche abbastanza grande, mi sa che switcherò con Conca, dai. Non ho altri Pokémon, dovrei far evolvere Siwaddle in Livanni, solo che Siwaddle è carinissimo, lo voglio tenere così com'è. Ma una zuffina... Senti, sei un Pokémon fisico, per amor di Dio, poi ti lamenti di non saper vincere. Non sai come usare un Polivrat, Dio mio, che è un Pokémon di tipo acqua? Mai droppa un po' su un Pokémon fisico. No, Furret, Conker rimane qui. E che bello che è Furret. Dai, un pugno rapido perché ho paura. Non sarà mai abbastanza... Ecco, infatti, che palle. Ho sbagliato, non doveva andare così. Ma intanto, attacca, perché io ho un doppio drop in... Oh mio Dio, no. E non era abbastanza. No, le cose si stanno mettendo male. La prossima scelta di Riben sarà Diplin. Interessante, cambia Pokémon. Metto Furret, giusto perché sì. Ho letto le statistiche di questo bastardino e sono abbastanza allucinanti. Ma mi droppi la velocità ogni turno, non ho capito. Troppo scontro, mi sa che... Oh, bello. Godo. Questa cosa della velocità che diminuisce ogni turno è un po' troppo rotta, signori miei. Bene, grazie. Siwaddle è salito di livello, mi sa che questa volta lo lascerò evolvere. Però che palle, non avrò più un Pokémon che potrò chiamare Siwaddle D. Dei che velo. È perché sono debole, è per questo che... Ah,
Il cartello, dai, leggiamolo e completiamo sta prova. Se al crepuscolo scorgi una figura approcciarsi fuori dal paese, fai molta attenzione. Nascondi il tuo volto all'istante indossando una maschera. Così facendo, la figura, persona o orco che sia, ti riterrà suo simile e continuerà per la sua strada. Tuttavia, se non hai con te una maschera, prega che la figura sia un essere umano. In tal caso avrai salva la vita e non scorderai mai più di portare la maschera con te. Se tuttavia è un orco, sei anche tu al crepuscolo, poiché il tuo vero volto sarà ormai a lui noto. L'anima verrà separata dal tuo corpo e non potrai mai più far ritorno al paese. All'epoca tutti andavano in giro con una maschera. Minchia, a quanto pare le ha create tutte il bisnonno del nonno di mio nonno, che al mercato mio padre sborrò. Alla parte in cui l'orco ruba le anime non è che ci credo, ma i miei antenati costruivano maschere per davvero. Anche il nonno sa costruirle, la mia è una famiglia di mascherai da molte generazioni. Ma a me non va molto giù come dipingono l'orco in questi cartelli. Certo, magari l'orco fa un po' paura, ma farsi prendere dal panico e cacciarlo dal paese mi sembra esagerato. Deve sentirsi solo. Dai, facciamo l'ultima foto. Scazzato come sempre, Ruby, Ribe. Non ce la faccio a chiamarti Riben. Bene, con questo abbiamo finito la prova. Io ora allenerò i miei Pokémon per diventare più forte, quindi me ne torno a casa. Vabbè, almeno faccio evolvere Swadloon, teoricamente si deve essere affezionato a me. Spero. Signore e signori, ecco a voi Siwaddledee si è evoluto in Livanni. Non posso più chiamarti Siwaddledee però. Facciamo evolvere anche Zhangmo a questo punto. Abbiamo la possibilità di farlo, ragazzi, perciò non lamentatevi. Scaglie dorate che sembrano ancora più scaglie dorate sono belli. Oh! Bastardo corazzato che non sei altro. Che figata. Qua c'è uno strumento, vediamo un po' qual è. Oh, tazza dozzinale, ok. Questa è quella classica per far evolvere Polchageist in Sinistra. Direi di fare ritorno alla base. Il giorno dopo... Minchia come cammina! Buongiorno Davide, Brubra mi ha detto di avvisarti che ti aspetta a casa e vuole che ti sbrighi. Va bene, farò come dici, simpatico non so chi. Andiamo a casa di Rubra. Ti dobbiamo parlare e dobbiamo fare in fretta prima che Riri si svegli. Ho provato a riparare la maschera di Ogrepon, ma per finire l'opera mi manca un ultimo materiale. Serve un pezzo di cristallo che si trova in fondo al lago cristallio. Potremmo anche restituire la maschera così com'è, però se la ridiamo a Ogrepon dopo averla sistemata bene di sicuro sarà contento. Eccolo là. Giorno nonno. Oh, Riben. Riri, perché oggi non te ne... lo so, fa un po' come ti pare. Quello lì è da un po' che ha la luna storta. Ma mi sa... mi sa che è la pubertà. Bene, andiamo qua. Eccoti finalmente, guarda lì. Questo è il lago cristallio, che te ne pare? Non è di una bellezza sorprendente? Sono d'accordo, per questa volta sì. E poi girano anche strane voci. La gente dice che qui si può incontrare chi è passato a miglior vita. Ma pensiamo alla maschera. Per ripararla ci serve un pezzo dei cristalli sommersi. Ed è qui che entri in gioco tu, Davide. Coraggio, mostrami come te la cavi nei tuffi. Mi devo tuffare, stronzo. Ovvio, io non so nuotare. E in più non ho mica voglia di bagnarmi i vestiti. Perché io sì, scusa. Qui invece puoi salire in groppa a un Pokémon. Ah, ok. Attenzione, un terremoto? Ah, ho capito. Quello è un Milotic, che ha degli occhi rossissimi. Allora, doppia per sconfiggerlo, non so se si può catturare oppure no. No, non si può catturare, che palle. Un Ombra Artilli, no, anzi un corpo scontro magari. Metà vita. Tuononda, ottimo. Tra l'altro sto incontrando un sacco di Pokémon che hanno gli occhi super super rossi. Non so se è una cosa normale oppure no, però boh. Minchia, perché non l'hai usata subito, semebomba? Crit pure, che non serviva, ma... La texture delle scaglie di Milotic, che figata! A volte da queste parti sbucano fuori Pokémon come quello di prima, sai? Oh, dei cristalli per chissà quale utilità! Guardate il caso che ci fa capitare dei pezzi di cristallo adatti... proprio a riparare una maschera. Tu pensa. Come se quel Milotic ce li volesse consegnare di persona. Pensate. L'energia dei cristalli sommersi nel like. Tu che cazzo ci fai qui? Oh, che sorpresa. Rubra, Davide. Senta, qui può venire solo gente del luogo. Apprezzerei se non facesse come le pare. Segua il suo consiglio, che per una volta ha ragione. Difatti ho ottenuto il permesso dal responsabile. Non è più che sufficiente. Ero incuriosita dalle proprietà dell'acqua del lago. E avevo le mie buone ragioni. Non penso.
ma davvero non penso. Una volta svelato questo mistero, potrei riuscire a stabilizzare il fenomeno Terra Crystal anche al di fuori di Paldea. Chissà per quale motivo la cattiva, volevo dire la professoressa, è venuta qua al lago. Posso un Milotic, per favore, che mi farebbe tanto comodo avercelo. Rubra, Davibay, mi dispiace. Che succede? Che ha combinato quel coglione lì? La maschera dell'orco. L'ha presa. Oh mio Dio! Riben! E perché? Riben ha preso la maschera e si è diretto al parco dei beni amici. È meglio che siate voi due ad andarlo a cercare. E va bene. Oh, la paghetta, trullalla. Andiamo al parco dei beni amici. Mi stanno cascando un po' i coglioni, devo dire. Allora, tu, Davibay. Ma che ti salta in testa? Voi due lo sapete già, vero? Sapete che l'orco non era veramente cattivo. È stato emarginato da tutti, quando in realtà la colpa era dei beni amici. E voi due mi avete trattato allo stesso modo. L'avete incontrato di nascosto e non mi avete detto nulla. Mi avete emarginato. Perdonaci, però devi capire che sapevate benissimo quanto mi piace l'orco della leggenda. Avete fatto finta di nulla e scommetto che quando non c'ero ridevate pure alle mie spalle. Ma che dici? Guarda che ti sbagli di grosso. Bello come io sia un po' preoccupato per la situazione. Che cazzo di faccia è quella, Rubra? Davi, lotta contro di me. No, ho lottato 60 volte contro di te, basta. Sei scarso, no, sei scarso, fine. Ho i Pokémon più livellati dei tuoi. Non c'è un altro modo? Non cambierò idea. Mettiti in posizione, va bene. Yan Mega, attenzione. Piccolo cambio. Furret! Mi dispiace, ma non te la cedo. Ma io non voglio che tu me la cedi, me la prenderò io da solo. Vai, corpo scontro. Un'altra volta, teoricamente Yan Mega ha anche una difesa un po' altina. Ecco, infatti. Un altro corpo scontro e teoricamente dovremmo farcela. Ma che palle. Almeno. Crit, grazie. E vai, è il mio momento. È il tuo momento soltanto per un crit. Lo sai quanti crit hanno beccato gli allenatori più grandi del mondo per poi perdere malamente? Polivrat, ok. Facciamo cambia Pokémon perché sì. Sarebbe molto molto comodo se Livannidi conoscesse una mossa di tipo erba. Però non è così. Penso che continuerò con Furret. Adesso mi curo e dopo faccio una cosa. Breccia che farà... un po' troppo. Stavolta hai accusato il colpo, eh? Posso batterti? Anzi, ti batterò! Terra! Sempre voluto provare la terra con Furret, è una cosa che non ho ancora provato, dai! Terra Furret! Ma che bello che è! Te che bello! Vai, corpo scontro! Che non fa neanche tanto, che fa... Oh! Oh, oh. Stiamo zitti prima di parlare. Sì, ho capito, però prendo un bel roll e dopo ne prendo uno sfavorevolissimo. Tu il contrario, ma... Vai a cagare piuttosto. Povero Furret. Dovrei far imparare una mossa erba a Livanni perché altrimenti è un po' difficile. Oh, senti Zuffa. Chissene. Sono più veloce. Ok, Cramorant. Oh mio Dio. No, fermo. Cramorant. Conosco una mossa di tipo roccia che è frana, quindi dovrei. Frana. Proviamo. Eterelama. Ti prego non fare tanto. Ti prego non tentennare. Ok. Buonissimo. Possiamo ancora recuperare. Dai. Credici. La prossima scelta di Riven sarà Gligar. Allora, cambia Pokémon. Gligar conosce anche Martellata, perciò. E chissà come è una mossa di tipo acqua. Gligar contro Gligar. Ognuno fa i movimenti che vuole. Non è abbastanza per farti fuori. Quello era un crit. Un'altra martellata perché così almeno... Bene, quello era un roll favorevole. Bene, cambia Pokémon. Si waddle dì con Ronzio, dai. Cerchiamo di fare veloce questa lotta. Ronzio. Wow, quello sì che è un danno. Bomba sciroppata. Un altro Ronzio e penso che ce ne possiamo tranquillamente andare a casa. A meno che tu non abbia un altro Pokémon, ma spero di no. Ho sconfitto Riben, bene. Le ho provate tutte, ma ancora non riesco a raggiungerti. Livella i Pokémon. Bravo coglione. Aia. Ecco, come ti ho promesso. Maschera turchese, bene. Io me ne torno a casa. Vabbè. Scusalo, di solito non si comporta in questo modo. Ma voi ragazzi siete tutti così intrattabili quando avete la pubertà. Ti chiudi, ti taci per favore. Faccio l'ironico e risponde chi lo sa. Che? Successo. Mi è sembrato che venisse dalle statue dei beni amici.
Oh no. Oh no. Questo non era nel programma. Oh no! Il mio nuovo trio di leggendari preferito. Ok. Cosa? Che diamine? Doji Monkey? Otto coglione, che cazzo hai detto di mia madre? Ma che fanno? Bella domanda. Monkey Doji PPP. Sto guardando quella sottospecie di parodia di Five Nights at Freddy's per vedere se riesco a trovare qualcosa di serio in tutto questo, ma a quanto pare non è così. Si può sapere che succede? Tante domande, nessuna risposta. Okidoji comunque non è un cane o un orso. Che significa? Chi erano quei tre? Davvero, Rubra? Davvero? Chi erano quei tre? Secondo la leggenda, quei tre Pokémon erano stati seppelliti sotto le statue. E allora com'è che adesso sono resuscitati? Aspetta, ma sono scappati in direzione del centro Nordivia. Sento puzza di guai. Andiamoli dietro, Davi. Va bene, seguiamoli. Proviamo a vedere che cosa vogliono. Signori, nel prossimo episodio seguiremo quei tre e vedremo una volta per tutte che cosa vogliono. Io e il mio caro Furret vi salutiamo. Ci rivediamo domani con un altro episodio e... ciao.